Ciao a tutti, io sono Valentina e in questo video vi voglio far vedere tutti i miei ultimi acquisti da Tiger e poi un po' di acquisti di cartoleria. Iniziamo subito perché le cose sono tante, quindi abbiamo tante cose da farvi vedere. Allora, questa è la mega busta di Tiger. Siamo passate io e Rebecca un po' di giorni fa, era da un po' che dovevo girare questo video ma varie vicissitudini non mi permettevano di farlo e vi faccio subito vedere. C'era la collezione arcobaleno e nuvole ed era davvero carinissima. Noi abbiamo preso delle cose, non abbiamo preso troppe cose a riguardo perché magari non ci servivano, però vi faccio vedere delle cose davvero davvero carine. La prima cosa che vi faccio vedere è una cosa super utile che prendiamo sempre ogni volta ed è la colla stick che ha preso Rebecca perché aveva finito la sua e quindi abbiamo preso questa di Tiger, ci si trova bene. È una colla stick normalissima, niente di particolare, già l'ho usata infatti se riuscite a vedere e niente, questa la prendiamo sempre. Comunque per tutti i costi di tutte le cose che vi mostrerò vi metto tutto nell'info box, così è anche un po' più semplice, io magari non ho tutti i vari scontrini delle cose che vi devo far vedere, quindi vi faccio una sorta di riepilogo nell'info box. Quindi la colla, poi una cosa davvero sfiziosa che prendiamo molto spesso, non fate caso al mio smalto tutto sbeccato e rovinato ma devo toglierlo, è un semi permanente che ho fatto in casa che però doveva durare 20 giorni ma mi ha durato pochissimo, forse 5 giorni, quindi niente, adesso lo devo togliere in maniera urgente perché non posso uscire con queste unghie orribili. E niente, sono queste caramelle gommose alla pesca che sono davvero fantastiche e buonissime. Ne sono rimaste infatti solamente 3 perché appena uscite da Tiger le abbiamo subito mangiate. E niente, queste le prendiamo molto spesso, sono 100 grammi, 100 grammi naturalmente di zucchero. E niente, ve le consiglio se magari andate da Tiger perché sono molto valide. La prima cosa a tema arcobaleno sono questi due che sono dei washi tape. Uno è fatto in questa maniera qui e appunto c'è l'arcobaleno con le nuvole, davvero carinissimo. E poi questo qui che è l'arcobaleno classico, che è davvero davvero carino. Questo sicuramente Rebecca lo utilizzerà per la sua agenda perché ha un'agenda dove le piace scrivere tutte le sue cose e sono davvero carini, io pure li volevo però vabbè glieli ho lasciati, la prossima volta me li prendo anche io. Una cosa davvero davvero carina di questa collezione è questo qui che ha voluto Rebecca e che sicuramente utilizzerò anche io ma non glielo diciamo, è questo raccoglitore per sticky notes ed è questo qui per appunto per prendere degli appunti, ci sono di vario tipo, di varie grandezze e con varie fantasie, lo trovo davvero simpatico e carino e poi il fatto che comunque me li trovate tutti qua, avete le varie misure, anche comodo da tenere in casa e poi si richiude tranquillamente, quindi voi avete questo contenitore con tutte le varie note da utilizzare ed è davvero simpatico. Poi guardate quanto è carino il tema comunque con le nuvole e l'arcobaleno e mi piace davvero tanto, infatti questo sicuramente magari lo utilizzerò anche io. Passiamo alle cose utili che abbiamo comprato da Tiger, che sono tre. È una buona media, dai, alla fine sono tre cose, no anzi quattro che non sono proprio, no, tre che non sono proprio utilissime e tre utili, siamo un po' in merito. E sono questi contenitori da viaggio che, visto che ho in programma un mio viaggetto, che ci sarà tra un po' e poi vi svelerò tutto, e sono molto comodi da portare dietro proprio perché sono le misure adatte per il bagaglio a mano e ho deciso di prenderli di due tipi. Il primo tipo contiene il dispenser, lo spruzzino e questa bottiglietta davvero carina, naturalmente c'è anche di un altro colore, non so se verde, non mi ricordo, però naturalmente io l'ho presa rosa perché è il mio colore preferito, uno tra i miei colori preferiti, e quindi qui sicuramente metterò nello spruzzino, credo metterò il termoprotettore perché io veramente lo utilizzo sempre e poi magari un sapone per le mani, un balsamo si può mettere qua dentro e così avete tutto quanto in formato viaggio. E poi ho questo qui dove potete anche qui magari mettere il balsamo, lo shampoo a seconda di quello che volete metterci, una crema, qualsiasi cosa insomma, li trovo davvero comodi, utili, c'è anche la sua bustina
che è richiudibile, come vedete da qua, quindi la trovo davvero utile se dovete partire. Quindi se magari vi interessa e prevedete un viaggio a breve, magari può esservi utile. L'ultima cosa per quanto riguarda Tiger è questo cestino che ho preso, e questo l'ho preso per da utilizzare in bagno, proprio per riorganizzarlo un pochettino, magari metterci i vari asciugamani, le cose. Ancora non so che cosa ci metterò dentro, però qualcosa ci metterò, non so se anche detersivi, magari no, però sì, degli asciugamani immagino, qualcosa insomma per il cambio nel bagno. Mi inventerò qualcosa, poi magari vi farò sapere come l'ho utilizzato. Ed è davvero comodo e utile. Poi il mio bagno comunque ha come colori bianco e nero, quindi ci sta benissimo. Poi adesso passiamo agli altri acquisti per quanto riguarda la cartoleria. In questo periodo ne ho fatti davvero tanti, infatti ho detto che questi erano gli ultimi acquisti per un bel po' di tempo, perché i miei acquisti sono stati più che altro per quanto riguarda l'hand lettering, perché mi sto esercitando un pochettino anche Rebecca, perché lei piace tantissimo lo stile e quindi ci piacerebbe insomma migliorare un pochettino la calligrafia. Se vi interessa un video riguardo, fatemelo sapere, perché io comunque mi sto esercitando e piano piano sto migliorando un po' la mia tecnica, quindi fatemi sapere, vi faccio sapere anche. Adesso vi faccio vedere un po' di prodotti che ho acquistato, poi magari vi faccio le varie differenze tra uno e l'altro. Allora, iniziamo subito. Allora, il primo acquisto che ho fatto sono questi Giotto Turbo Glitter, che sono appunto dei pennarelli che rilasciano glitter, colore e glitter, come vedete dalla confezione, e sono davvero carinissimi. L'unica cosa è che ho notato che quando scrivete un pochettino si sparge il colore, quindi se dovete fare delle cose iper precise o fini, secondo me questo non è il prodotto per voi, però è molto, molto carino da utilizzare. All'interno ci sono 8 pennarelli, poi vi lascio appunto tutti quanti i prezzi, perché non me lo ricordo se è sui 5 euro o l'ho pagato un po' di meno, perché sono andata a vederli un po' dappertutto, ho girato vari negozi, e questi davvero sono carinissimi, e in più sono comunque degli inchiostri, qui c'è scritto sicuri, a base d'acqua, lavabili dalla maggior parte dei tessuti, quindi insomma potete evitare danni. Ah, una cosa che invece mi sono dimenticata di farvi vedere da Tiger, perché l'avevo messa nell'altra busta, sono questi colori qui, che sono appunto degli acquarelli. Li abbiamo presi proprio perché, vabbè, questi sono di Rebecca. Lei vorrebbe comunque fare dei disegni sull'agenda, utilizzare appunto gli acquarelli, o fare comunque utilizzare sia la calligrafia, però magari sfumandoli un pochettino. E questi comunque sono davvero carini, perché avete tantissimi colori e avete i due pennelli, e quindi sono anche molto facili da utilizzare, e non costavano neanche tantissimo se non ricordo male. E quindi abbiamo preso anche questo da Tiger, che mi ero dimenticata. Un altro prodotto che ho preso, se non mi sbaglio, questo forse da Toys, sono dei pennarelli lavabili della Crayola, sono questi, sono un bel po', infatti ho riempito il mio astuccio, che adesso vi faccio vedere che astuccio ho acquistato, e sono questi pennarelli, l'ho detto che sono 24, non lo so, vabbè, se non l'ho detto, sono 24, e sono quelli super punta, hanno una punta comunque fina, e potete un pochettino fare la tecnica del lettering, ovvero potete fare quegli esercizi di calligrafia dove potete fare sia un tratto fino che un tratto grosso, quindi se volete magari vedere se ha una tecnica che fa per voi, se vi può piacere, questo comunque è un bel metodo per iniziare, perché comunque questi non costano tantissimo rispetto magari ai pennarelli proprio dedicati alla calligrafia, che costano abbastanza, perché li volevo anche io. Adesso vi faccio vedere un'alternativa un po' più economica, però ho visto che comunque un singolo pennarello della Tombow, se non sbaglio, comunque vi scrivo tutto, viene più o meno sui 5 euro, quindi viene a un costo abbastanza elevato, e visto che non sapevo se effettivamente sarei riuscita a trovarmi bene con questa tecnica, ho deciso prima di prendere questi, poi dopo ne ho presi altri, adesso vi faccio vedere. E ci sono parecchi colori, sono tutti questi qua che vedete, e sono appunto dei pennarelli per bambini, però noi li utilizziamo per fare calligrafia, e appunto hanno questa forma speciale che a seconda dell'inclinazione è possibile colorare a tratto fine o largo, quindi ve li consiglio. Non vi ho fatto vedere i pennarelli della Giotto, questi sono i Turbo Glitter, sono fatti così,
e hanno questo tipo di punta. Mentre questi altri della Crayola, quelli super punta, sono fatti così, questo per esempio è rosa e la punta è così. E questi appunto vi permettono di fare quella tecnica di cui vi ho parlato, quindi ottimi per iniziare. Altra cosa che ho preso sono questi pastelli, adesso c'è tutta aperta la confezione, sono della Stadler, credo, e sono 12 matite acquarellabili. Infatti all'interno trovate tutti questi colori che adesso vi faccio vedere. Sono tutti questi colori, in più avete il pennellino che appunto vi serve per acquerellare le matite. E devo dire che è un'ottima soluzione, molto economica, perché questi stanno sui 4 euro e riuscite comunque ad avere degli acquerelli e delle matite allo stesso tempo, quindi può essere anche questa un'ottima soluzione. Poi ragazzi passiamo al pezzo forte, questo è un acquisto che ho fatto su Amazon, vi faccio vedere la scatola, sono gli Ohu Watercolor Brush Pen, dove all'interno avete tutti questi colori. Questa è la cosa comoda, è che appunto avete il pennarello direttamente, che è un acquarello, e in pratica potete metterlo, immergerlo nell'acqua e fare tutta la sfumatura, oppure utilizzare, e potete utilizzare anche questa qui perché viene data anche questa, che praticamente serve per la sfumatura, un pennello dove voi riempite il serbatoio dell'acqua e potete sfumare tranquillamente con questo qui, senza tenervi il bicchierino con l'acqua e intingere. Insomma, quello poi sta un po' a voi. Questi sono comodi appunto perché sono già pronti all'uso. Vedete, questo è il viola, vi faccio vedere. È fatto così e sono già pronti all'uso. La punta è fatta in questa maniera e sono estremamente comodi. Utilizzate questo direttamente e poi magari sfumate con questa qua. Comunque sto ancora in fase di apprendimento di questa tecnica, poi magari vi farò vedere in un video a parte, se vi interessa, come si utilizzano per bene. Adesso è solamente per farvi vedere quello che ho acquistato. E questo comunque è un set molto valido per chi inizia, perché trovate comunque 20 colori più il pennello questo qui per sfumare, che è ultra comodo. Gli ultimi pennarelli che vi faccio vedere, ho fatto veramente un mega haul di pennarelli, sono questi della Lira, e sono degli Aqua Brush Duo e questi appunto sono simil tombo, però costano di meno, perché questo set l'ho trovato su Amazon, contiene 12 pennarelli e di questi colori che vedete qua sopra, e hanno appunto questa caratteristica che possono essere utilizzati per la calligrafia. Mi pare che questo kit l'ho pagato su 15 euro, comunque vi scrivo tutto quanto, e li trovo veramente molto validi. Vi faccio vedere come sono internamente. Sono così, questi sono i colori. L'unica cosa è che non contiene quei colori tipo il fucsia e il viola che io adoro tantissimo, però ho pensato di prendermi questo tipo di set e poi magari quei colori un pochino più sfiziosi e più carini che magari mi piacerebbe avere, prendere quelli proprio della Tombo, e così non mi prendo un set intero, però mi prendo solo quei colori che magari per me, che a me piacciono di più. E vi faccio vedere com'è un pennarello. Allora, ha praticamente due punte, una che sta da questa parte ed è la punta fatta così, e poi l'altra punta, che appunto serve per fare calligrafia, è fatta in questa maniera. E questi sono veramente ottimi se volete fare questo tipo di scrittura. E niente ragazzi e ragazze, questi erano tutti i miei acquisti per quanto riguarda cartoleria, per quanto riguarda Tiger. Come avete visto, ho fatto praticamente il pieno di pennarelli, perché adesso è la mia fissa del momento, la calligrafia, l'hand lettering. Sto guardando 12.000 video e voglio prendere anche un libro per capire meglio dove magari sbaglio, come migliorare. Se li conoscete magari scrivetemelo in un commento. Se vi interessa il video riguardo a calligrafia, agende, eccetera eccetera, fatemelo sapere sempre con un commento. Se vi è piaciuto il video, vi ricordo sempre di lasciarmi un like, di iscrivervi al canale, e noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze e ciao ragazzi.